Ciao amici di YouTube, oggi andrò a fare una preparazione per i piatti estivi a base di pesce. Facciamo la bisque di gamberi. Come prima cosa ci servono le verdure, quali sedano, carota e cipolla, perché dobbiamo fare un soffritto per il fondo della bisque. E le tagliamo grossolanamente. In una pentola mettiamo un filo d'olio e le verdure a rosolare. E mentre che le verdure rosolano, ci puliamo i gamberi. Eliminiamo la testa e il carapace del gambero. Dopodiché eliminiamo l'intestino in questo modo, perché questo contiene sabbia e non ci piace trovare la sabbia nella bisque. Bene, ci siamo puliti 10 gamberi, quindi abbiamo 10 teste e 10 carapaci che ci servono per realizzare la bisque di gamberi. Le verdure stanno rosolando bene. Adesso inseriamo le teste e i carapaci di gambero, perché dobbiamo farle rosolare insieme alle verdure. Schiacciamo le teste dei gamberi in modo da far uscire tutto il sapore del gambero, perché dalla testa del gambero c'è proprio il sapore che caratterizza la bisque. È arrivato il momento di sfumare con il brindi. Usiamo un accendino per eliminare l'alcol del brandy e fare il flambé. Per estrarre il sapore del gambero mettiamo del ghiaccio e un litro di acqua fredda da frigo. In questo modo si libererà tutto il sapore del gambero. Per escursione termica.
profumiamo la bisque con due foglie di alloro, del prezzemolo, e della scorza di limone. Adesso facciamo sobbollire il composto per un'ora e mezzo a fuoco medio. Ha sobbollito per un'ora e mezza. Adesso con il mini pinner lo fumiamo in modo da ridurre tutti i componenti della bisque in una purè. Filtriamo il composto in modo da eliminare tutti i componenti grossolani. Adesso facciamo l'ultimo passaggio. Dobbiamo ridurre la bisque di metà del volume. In questo modo abbiamo una bisque bella saporita, utile per i piatti di pesce. Fate ridurre la bisque sempre a fuoco medio. Non deve bollire, ma sobbollire. Bene, siamo arrivati alla fine del processo della creazione della bisque. Adesso la filtriamo con una gazza di lino fine in modo da eliminare ancora le parti in sospensione. Vedete la sabbia che è presente nella bisque? Quindi in questo modo noi eliminiamo tutti i componenti in sospensione.
ed ecco qua la bisque pronta. Fatela perché questo darà una bella marcia in più ai vostri piatti di pesce. Grazie di aver visto il video e ci vediamo al prossimo.